Buongiorno amici di Ciocomo, eccoci in diretta da Piazza del Popolo, tra qualche istante la partenza del Comese Como Urban Vertical organizzata da Riescomo Athletic Team. Siamo pronti per questa scalata che porterà gli atleti da qui, da piazza, dal centro di Como, da Piazza del Popolo, li porterà a raggiungere il Monte Boletto, quindi una verticale. Siamo in compagnia di Maria. Allora, come vanno questi istanti? Manca pochissimo. Manca veramente poco. Adesso i ragazzi fra qualche minuto forse partono, arrivano al Boletto e cioè è un vertical, sono 7 km, ecco, sentiamo lo speaker a coppie e ci sono un sacco di campioni e vediamo stasera, oggi proveranno a battere anche il record della gara. Ecco, che è di 49,54. Sì, sotto i 50 minuti. Perfetto. Però sono carichissimi. È una gara intensissima, sì, perché sì, si sale da qui. Il tempo è bello, su in vetta non c'è vento, ci hanno detto, quindi è solo da divertirsi. Facciamo allora riprendere loro che sono i protagonisti. Sì, anche perché tra un minuto noi ci spostiamo, vi facciamo vivere in diretta la partenza di questa Comese Como Urban Vertical. Allora, ricordo, da Piazza del Popolo si sale per 7 km e ci dobbiamo spostare perché la partenza, Maria, infatti, è il momento più importante. È meglio magari salire perché ti travolgono. Esatto, allora ci spostiamo. Eccoli, manca pochissimo alla partenza, la stiamo vivendo in diretta, amici di Ciocomo, un buongiorno a tutti voi, a Laura e anche a tutti gli altri amici che sono con noi in diretta per questo momento importante della partenza di Como, Comese Como Urban Vertical. Maria, ma è un tempo da record questo, perché meno di 5, 4, 3, 2, eccoli, sono partiti e adesso si dirigono verso Brunate. Eccoli qua, li vediamo sfilare. Sono veramente tanti, eccoli anche. Ecco Maria, una novità quest'anno, perché tra un quarto d'ora partiranno. Bravo, sì, stasera qua. Adesso guarda i ragazzi, adesso si posizionano i bambini, fra pochi minuti partono anche loro. Loro fanno un percorso, due percorsi, i più piccoli fanno 500 metri, i più grandi fanno 1000 metri. Vanno avanti per 250 metri e tornano indietro, c'è un giro di boa. E idem per i più grandi, sono 500 metri. E sono carichissimi i bimbi. Li abbiamo visti, tantissimi atleti. Sì, sono centinaio. Gli atleti sono 100 coppie, quindi sono 200. E sono partiti da pochissimo. Sono quindi partiti adesso, 50 e adesso guarda, se li vuoi prendere un po', se eccoli si là, qualcosa. Vediamo se riusciamo a zoomare fino in alto. Eccoli là. Adesso lì finiscono le scale, poi vanno a prendere appunto la mulattiera che poi si congiunge col sentiero di San Donato. Raggiungono in pratica l'alto di via Tommaso Grossi, poi salgono sulla mulattiera che porta il cosiddetto sentierone, sì, che in questi anni poi è stato dedicato ad Ada Merini. Sì, esatto. Sì, partono di là. E salgono, ecco, raggiungono Brunate, poi da lì si sale al Faro, dal Faro poi si prosegue per Baite, e arrivano a Monte Boletto. E si arriva su, in alto. Ma mi abbiamo zoomato. Guarda, vieni a vedere che belli i nostri bimbi. Abbiamo Patrizia che è la presidente. Salutiamo Patrizia, ciao. Bambini, vero? Tanti bimbi, Patrizia. Sì, ci sono. Presentati. Allora, Patrizia Brunetti, presidente del Comese, e dietro di me ci sono i miei bimbi. Ale, che adesso bimbi partecipano alla Comese Urban Vertical Kids. E sono carichi. Sono carichissimi, sono delle categorie esordienti ragazze, sono pronti a farsi le loro belle salite. E il ritorno, siamo felicissimi di questa gara, ci piace tantissimo, è bellissimo vedere insomma una Como in festa oggi, Como in festa, atletica, esatto, in festa, esatto, atletica in festa, Comense Aries, bello vedere queste bellissimo giornate, poi in una giornata fantastica di sole. Guarda, neanche a chiederla, bellissimo. Grazie. E allora vi lasciamo amici con queste immagini sui ragazzi che tra poco prenderanno il via anche loro da Piazza del Popolo per la loro sfida di atletica, anche loro, eccoli qui.
e noi vi lasciamo con questa bella immagine, vi diamo appuntamento per il risultato della gara e ricordiamo si concluderà su in alto nei Monti Lariani per circa 7 km, 49 minuti, poco meno di 50. Salutiamo Maria e naturalmente un appuntamento di nuovo con i risultati su Ciao Comune.